di robusto. Domanda, ci sarebbe una domanda questa, non so se farla, la faccio? Sì. Perché risponde fai? Sì, c'è che scrive. Il grande fumettista Iacovitti, morto nel 97, tra l'altro io l'ho conosciuto, un personaggio di una simpatia, l'ho conosciuto. Ho fatto sempre il diario Vitt. Ce l'avevamo tutti. Grande. Creò nel lontano 1957 un personaggio legato al western che ebbe subito un grande successo, Gianluca. Io non ti sto seguendo, hai capito? Questo eroe dei fumetti era un cowboy molto particolare, tanto che al saloon beveva camomilla al posto del whisky. Come sconcerti! Io bevo vino, ma veramente non c'è la stessa idea di girare. Dai, scusate, questa patente di ubriacone in diretta, non me la vedo. Ma che scena! Questo perché noi la domenica sera licenziato con Faina e Mario ci andiamo a divertire, diciamolo, dopo finita. E pago io, pago pure io! No, giuro che domenica sera poi. Allora, come si chiamava questo simpatico cowboy? Come, cosa si dice? Beh, una camomilla con sconcerti al bar. Cocco B. Anch'io, sono sul capo di. Capisci che c'era la domanda che doveva ancora farla? No! Ho bruciato la. Un finale impietoso e pietoso direi. Che ti salva, caro Gianluca, che ti salva. Va bene.